in piedi sulle pedane, praticamente una posizione comoda, eretta, ginocchia chiuse, quindi la moto va tenuta bene fra le gambe, posizione delle braccia leggermente aperte per utilizzare i muscoli pettorali, sguardo avanti, manopole saldamente strette fra le dita, nella mano, le dita sul freno e sulla frizione. Questa è la posizione di guida ideale. Per i principianti che non riescono ancora a stare in piedi, ci si siede molto avanti sulla moto, si stringono bene le ginocchia sul serbatoio, gomiti alti, sguardo avanti. Se si vuole fare qualcosa di più, si arriva in piedi con una posizione arretrata e si frena davanti e dietro, come facciamo vedere in questo esempio. Posizione in curva, molto avanti, gomito alto, braccia larghe per inforcare la curva, ginocchia avanti, sguardo dentro la curva, mai la testa troppo dritta, ma sempre come per entrare nella curva. In piedi, si siede avanti, gomito alto, fa la curva, gomiti alti, peso avanti, sguardo dentro. Io salgo e decido se tenere la destra o la sinistra e trovare una linea mia. Ma anche perché la tua testa in curva è il tuo boma, è il tuo timone. Quando tu entri in curva, entri prima con la testa. È la testa che... No? Sì, il corpo e la testa. Come usa il gas per dare trazione alla macchina. Questa è la posizione della discesa. La moto è già pronta per scendere, Damiano è coricato in fondo alla moto, ginocchia all'altezza della pedana, ma tutto il bacino indietro, braccia stese e un po' larghe, sguardo avanti. Questa è la posizione invece della salita. La moto è già pronta per salire, Damiano è tutto avanti, gomiti larghi, la testa oltre il traversino della moto. Damiano in questo momento è completamente sopra le pedane.